amici di Camper, oggi mi trovo in una delle città di mare più amate dell'Abruzzo, Vasto. La città affaccia su quello che viene chiamato il Golfo d'Oro, un'estesa baia a forma di mezzaluna caratterizzata da una sabbia dorata. Francesco, facciamoci questa bella passeggiata sulla spiaggia di Vasto Marina, così mi racconti un po' di questo territorio. È una città incastonata tra questo golfo e gli Appennini che la cingono alle spalle. Qui puoi trovare ben 17 chilometri di spiagge. Mare e bandiera blu? Mare e bandiera blu, ma anche la bandiera verde, che premia le città che danno più attenzione, anche ai più piccoli, con aree attrezzate, spiagge sicure. Bandiera gialla? Bandiera gialla, sì. Finché vedrai sventolare bandiera gialla. La bandiera riconosciuta per i comuni che si impegnano a trasformare la ciclabilità in un'alternativa di mobilità sostenibile. Allora, vi presento le mie amiche d'ombrellone, che sono Carolina e Lucia. Carolina viene da? Montreal, Canada. Dal Canada, e invece Lucia da? Da Francia. Da Francia a Parigi. E vi piace Vasto? Meraviglioso. Che cosa vi piace fare durante la giornata? La spiaggia. Sì, esercizio. Gli esercizi. C'è la pista. La pista ciclabile? Per camminare è ciclabile. È fantastico. Noi vogliamo sapere come si sta qui in vacanza. Allora, si sta benissimo, è super divertente anche per noi ragazzi. È veramente una bellissima città, la consiglio veramente a tutti. Sono 45 anni che vengo qui, quindi sono cresciuta. Sì, è uno spettacolo. Al fondale basso, sì, al fondale quindi basso, i bambini si divertono, sì, sì. E le mamme non le mamme sono tranquille, sì, sì. Ottimo. Eccomi Armando! Elisa, ben arrivata! Per te ho preparato un grandissimo giro in canoa. Andremo a fare, sì, un bel giro lungo la costa fino al Monumento della Bagnante, che qua a Vasto è conosciuto con la Sirenetta, e sarà un'avventura veramente da ricordare. Si fa Gaia! E voi organizzate dei tour di gruppo, quindi? Sì, Elisa, noi organizziamo delle uscite guidate sia all'alba che al tramonto. All'alba? Cioè a che ora vi date appuntamento? Alle 5, è un'esperienza veramente, veramente molto bella. Vedete sorgere il sole? Allora Elisa, adesso ti faccio vedere una bella signora che prende il sole, guardala, questa è il simbolo di Vasto e la bagnante e affettuosamente la chiamiamo la Sirenetta. Che bella! Ho raggiunto la riserva naturale di Punta Aderci. Qui si possono fare delle splendide passeggiate a cavallo e a realizzare questo sogno ci ha pensato Maria. Ciao Elisa. Ciao Maria, chi mi hai portato? Ti ho portato Furia. Furia? Oh mamma mia. Puoi stare tranquillissima. Upla. Vedo questa natura un po' selvatica. E forse è proprio questo che rende speciale queste spiagge. Sono così come sono nate, l'uomo non ha messo mano e sono selvagge. C'è un panorama spettacolare. Giù alla nostra destra abbiamo un trabocco. Io e Furia abbiamo fatto amicizia ed ora tutti a cavallo fino alla prossima spiaggia. We'll fall.